Sono passati più di 2 mesi da quando ho preso l'iPhone 15 Pro e adesso vi spiego perché è diventata la camera che uso tutti i giorni. Benvenuti o bentornati nel canale, per chi non mi conoscesse io sono Jacopo, sono un videomaker e in questo canale vi parlo di quella che è la mia esperienza nell'ambito video e foto. Inizio subito dicendo che non sarà il solito video dove comparo la mia camera all'iPhone e dirò wow sono uguali, anzi l'iPhone è meglio, semplicemente perché non è vero. Per quanto possa essere formidabile, la camera di iPhone non è ancora a livello di una camera professionale, ok? Nonostante abbia dei pro, delle caratteristiche, diciamo che le camere di fascia alta non hanno, ma di questo ne parleremo tra pochissimo. Quindi questa non è una recensione né del comparto camera di iPhone, tantomeno come telefono in generale. Primo, perché ce ne sono a pacchi su YouTube, su internet in generale, e secondo perché, come sapete, mi piace sempre portarvi qualcosa di diverso e di originale. Ed è per questo che voglio parlarvi di quella che secondo me è la vera potenzialità di iPhone inteso come fotocamera. Ormai un po' in giro dappertutto, YouTube, Instagram, social in generale, internet in generale, si trovano video girati con iPhone 15 Pro o Pro Max di una qualità veramente assurda. Come anche ad esempio gli ultimi eventi di Apple girati interamente con iPhone hanno lasciato a bocca aperta videomaker, fotografi, insomma, tutto il pubblico. Quindi, wow, sappiamo che possiamo arrivare ad un livello veramente alto, una qualità veramente alta, semplicemente con il nostro iPhone 15 Pro o Pro Max e magari qualche accessorio. La cosa che però mi fa stupire ancora di più, ma mi dà anche conferma di aver fatto un'ottima scelta ad acquistare questo iPhone, è il fatto che praticamente è diventata la mia camera che uso tutti i giorni. Mi spiego. Come dicevamo, il potenziale è altissimo, quindi so che se voglio produrre un contenuto veramente di qualità, fare un progetto veramente strutturato, posso farlo con iPhone, con qualche accessorio. Ovviamente poi di mezzo c'è anche la mia bravura, la mia capacità, però tecnicamente ho il mezzo per farlo, ok? Allo stesso tempo quindi ho una camera di altissimo livello che scatta in RAW fino a 48 megapixel, gira in ProRes in log, ha una stabilizzazione pazzesca, ha diverse lunghezze focali, eccetera eccetera eccetera, tutto in una camera di dimensioni minime che occupa pochissimo spazio e che potenzialmente ho sempre in tasca, come potrebbe essere una compatta, una handycam o un action cam ad esempio. Ma in realtà ancora di più, perché se ho una compatta comunque ho anche il telefono con me, in questo caso no perché è iPhone stesso il telefono. Quindi ho una camera professionale sempre pronta all'uso, con una qualità di ottimo livello, a zero spazio, zero ingombro, zero peso in più del solito. Questo ovviamente è un mio ragionamento, una mia opinione, quindi tranquillamente potete essere d'accordo oppure no, nessun problema. Anzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e se anche per voi è così. A me è capitato spesso di trovarmi in un qualsiasi momento X della giornata e vedere un bel paesaggio, una bella luce o un qualsiasi cosa, e non avendo con me la mia camera non potevo fare niente, o magari scattare una foto al volo col telefono, giusto per. Adesso con iPhone 15 Pro sempre in tasca sento di avere la possibilità di tirar fuori qualcosa di bello, qualche bella immagine in qualsiasi momento. Un altro esempio perfetto è quando si va in vacanza, non so se capita anche a voi. Quando vado anche solo a visitare una città per qualche giorno, fare una gita con gli amici, un pomeriggio fuori porta, quindi non un viaggio di lavoro dove vado appositamente per scattare foto e girare video. Però mi piacerebbe sempre portarmi a casa qualche bel ricordo, qualche bella immagine da condividere magari anche con i miei amici. Intanto prima ero obbligato a dedicare una parte di valigia alla camera, se non addirittura uno zaino o una borsetta. E poi sono quelle situazioni dove non stai lavorando, quindi ti può scocciare portarti molta attrezzatura e soprattutto ti può pesare poi tutta la parte di post produzione. Con iPhone hai solo il peso del telefono stesso, che come dicevamo prima avevi già anche prima, e magari di una SSD per girare in log, perché sì, se hai preso un 15 Pro e non giri in log devi tornare in questo momento all'Apple Store e ridargli il telefono. Puoi usare Lightroom per editare qualche foto al volo, puoi usare CapCut per fare magari qualche storia da condividere velocemente, e sei super smart, super leggero e soprattutto felice di aver portato a casa delle belle immagini di un'ottima qualità. Anzi, se vi può interessare un video dove vi spiego il mio workflow di post-produzione interamente fatto con iPhone, scrivetemelo qui sotto. Un altro esempio, un'altra nicchia, è quella dei content creator. Come penso vi sarete accorti, questo video è girato quasi interamente con iPhone. Ora io qui sono in una situazione di luce controllata, quindi il discorso è leggermente diverso. Però per chi fa vlog, travel, unboxing, eccetera, avere sempre in tasca una camera piccola, discreta, che non dà troppo nell'occhio e che ti permette comunque di avere un contenuto di qualità, per me è tanta roba. E questo secondo me si può applicare in tantissimi altri ambiti, come ad esempio la street photography, la fotografia di paesaggio e tanti altri. Ho parlato un casino, spero di non avervi annoiato. Vorrei farvi vedere molto velocemente innanzitutto i settaggi che uso sia per foto che per video quotidianamente. Ok, andiamo su impostazioni, fotocamera,
Come video io lascio di default la registrazione in 4K a 30 fps, perché se devo girare un video al volo mi piace comunque avere una buona qualità e in più so che posso andarmela a cambiare in qualsiasi momento direttamente dall'app della fotocamera di iPhone. Per quanto riguarda lo slow motion lascio 1080p a 120 fps, in quanto non giro molto in questa modalità, quindi se mi dovesse servire poi lo vado a cambiare sempre direttamente dall'app. Per quanto riguarda la modalità cinema, anche qui lascio 4K a 30 fps, anche perché io praticamente non la uso mai, non mi fa impazzire molto, mi sembra ancora un pochino finta e spesso si creano degli artefatti intorno al soggetto perché la creazione dello sfocato, come sappiamo, è digitale, quindi non è ancora secondo me il top. Andiamo a vedere ora sotto la voce formati cosa troviamo, e qui quello che faccio è subito impostare efficienza elevata rispetto a più compatibile. Per quanto riguarda la qualità delle foto lascio 24 megapixel, abilito ovviamente il controllo del RAW, e per quanto riguarda la risoluzione del RAW lo lascio a 12 megapixel perché nell'uso quotidiano mi va più che bene. Se mi dovessero servire 48, stesso discorso di prima, lo vado a cambiare direttamente nella fotocamera. Come formato di registrazione video scelgo Apple ProRes e abilito il log. Per il resto sono tutti controlli di interfaccia per avere più o meno opzioni. Come app uso quella nativa di iPhone, sempre per il discorso della praticità e del everyday camera. Ci sono molte app sicuramente più professionali, io uso anche quella di Blackmagic che è ottima, ha un sacco di controlli, ti permette di fare un sacco di cose che altrimenti non potresti fare, come ad esempio il bilanciamento del bianco oppure vedere la LUT di conversione mentre stai girando il log, come sto facendo in questo momento. Quindi se voglio o se ho il bisogno di avere il controllo sui vari settaggi uso l'app di Blackmagic, altrimenti se ho bisogno di semplicità e velocità uso quella di iPhone. Per quanto riguarda l'app di fotocamera in sé per sé, anche qui c'è poco da dire, io tendo a sottoesporre sia le foto che i video, solitamente sto tra i meno 3 e meno 7 stop, questo anche quando giro il log. So che può sembrare strano perché di solito si tende e si consiglia di sovraesporre il log, in questo caso non so perché, lo capirò più avanti, invece secondo me sottoesponendo leggermente hai un risultato molto migliore. Altra cosa, bloccate sempre l'esposizione mentre state girando, ovviamente parlo sempre dell'app nativa di iPhone, in modo da non avere strani cambi di colore durante il video. Per quanto riguarda il setup, quello che porto sempre con me è semplicemente una SSD a cui ho attaccato un anello MagSafe, dovreste vederlo in questo momento, che uso con questo cavo piccolino che ha però un'ottima velocità di trasferimento dati, perché è quello che conta, non la lunghezza, la velocità, ricordate. Parlo del cavo, eh. Non è super resistente l'adesivo dell'anello, ma più che altro perché io ho la versione Shield del T7 e con le scanalature che ha sulla scocca non attacca bene. Con una non Shield attaccherà sicuramente alla perfezione. Prima di arrivare a questa soluzione ho visto mille altri modi per attaccare l'SSD direttamente all'iPhone. Io ho optato per questa perché volevo che fosse il più minimal e meno ingombrante possibile. Sicuramente potrei usare filtri ND, cage vari anche per attaccare meglio l'SSD, accessori, microfoni, eccetera, eccetera. Ma il discorso è sempre quello, non voglio essere ripetitivo, però so che se devo fare un progetto più strutturato posso tranquillamente riggare il telefono, usare tutti i filtri ND che voglio, stabilizzatori, microfoni, eccetera. Ma per questo tipo di uso di cui vi sto parlando, tutto questo non è necessario, per quanto mi riguarda. Con questo video ovviamente non intendo dire che domani butto la mia camera e uso iPhone e basta, assolutamente. Però avere un dispositivo che se sono sul set e mi si spacca la camera, me la rubano 5 minuti prima di iniziare le riprese, di sostituirla, non in tutto per tutto, non allo stesso livello, il lavoro non avrà lo stesso risultato, però che ti permette di avere un risultato sicuramente più che sufficiente, per me è davvero tantissima roba. Ok, basta, ho finito. Spero troviate questo discorso sensato e magari anche utile, perché no? Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate, come usate voi il vostro iPhone 15 Pro, se ce l'avete ovviamente. E che dire, grazie a tutti di continuare a supportare il canale, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video.